questi giorni ne sentiamo tante dire sul pilota automatico, sull'incidente purtroppo che è capitato a questo ragazzo di 38 anni a bordo della sua Tesla Model X, che si è schiantata contro la cuspide divisoria delle corsie in California. E sentiamo parlare anche degli incendi di batterie. Questi sono i due argomenti di cui parleremo ora. Mi trovo in questo momento in autopilot, eppure io sono attento alla guida, sto guardando la strada mentre registro questo video. Il sistema si chiama autopilot, ma è un sistema che sta crescendo, è un sistema che ti chiede attenzione alla guida e mani sul volante come sto facendo io in questo momento. Ti chiede di intervenire in caso di emergenza, perché ti dice autopilot si sta sviluppando, sta imparando, apprendendo, i softwareisti stanno aggiungendo pezzi al puzzle che porterà l'autopilot a livello 5. Tecnicamente l'autopilot è già pronto per poter guidare completamente da solo, ha 8 telecamere, ha un radar anteriore, ha un supercomputer installato qui vicino che va a interpretare tutti i dati ripresi dalle telecamere, quindi ha un livello di attenzione molto più ampio di quello che possiamo avere noi, che invece siamo distratti dai social, dai telefonini. Mi ha appena superato una macchina sulla sinistra che aveva l'autista aveva il telefonino in mano. Bene, la questione è: se l'autopilot si sta sviluppando, ma soprattutto continua a darci degli avvisi importanti, mantenere le mani sul volante, mantenere l'attenzione e essere pronti a intervenire, è importante rispettare questi tempi di sviluppo. Noi da pionieri abbiamo il dovere di rispettarlo e di comportarci in questo modo. Ovviamente io non faccio riferimento all'incidente che è capitato, che può avere veramente mille variabili e ancora tutte non si sanno, si sa solo che era inserito l'autopilot e che a un certo punto per ben 6 secondi ha dato un avviso di riprendere i comandi, ma non è successo nulla, e in questo frangente poi purtroppo c'è stato lo schianto. Il secondo fatto, che purtroppo è determinato dal fatto che la maggior parte di noi non sa nulla di veicoli elettrici, allora lasciatemi un po' parlare a livello tecnico. Ci sono diversi video in rete, uno l'abbiamo postato anche noi, che fanno vedere cosa è successo a quella Model X. Avete visto il livello di impatto che c'è stato? Lo schianto ha completamente frantumato la parte anteriore, che era non esisteva più, fino ad arrivare alla cabina, quindi ha sventrato la cabina. Bene, nel momento in cui ci sono state quelle riprese amatoriali da parte di una persona, l'auto non era andata a fuoco. L'auto non era ancora andata a fuoco, i sedili sono integri e vedete la carrozzeria, la vettura non era andata a fuoco. Si vede che incomincia a prendere fuoco la batteria dalla parte anteriore, quindi alcune celle cominciano a prendere fuoco molto lentamente, tanto che l'operatore continua a riprendere, e si sente che alcune di queste invece prendono fuoco e poi ha incominciato il fuoco vero e proprio. Quindi c'era già stato l'intervento dei mezzi di soccorso, c'era già stata un'operazione per diverso tempo per poi l'auto prendere fuoco. Negli incidenti causati invece, o meglio che succedono ai veicoli endotermici, cosa succede? La forte decelerazione, l'impatto come quello è un impatto da x km orari a zero praticamente, con veramente una forza cinetica enorme, può far esplodere i serbatoi, può fare in modo che i serbatoi si aprano, che si versino i liquidi, si versa intorno alla strada, all'interno dell'abitacolo purtroppo, oppure la stessa pressione causata dall'impatto può farlo incendiare o davvero esplodere. I nostri amici vigili del fuoco lo sanno bene. Bene, questa è una cosa che accade praticamente in maniera istantanea, cosa che invece non è successo con le batterie, non solo in quel caso, ma in tanti altri casi in cui il pacco batterie ha preso fuoco dopo lo schianto. Quindi impiega comunque del tempo a prendere fuoco, del tempo che può essere utile o per mettersi in salvo, come è capitato tantissime volte, o per intervenire dal punto di vista ovviamente dei mezzi di soccorso per estinguere l'incendio. Quindi due miti da sfatare: il primo, l'autopilot è in sviluppo, la vettura, questa Tesla ti avverte di tenere sempre le mani sul volante e l'occhio vigile sulla strada, questo è importantissimo, anche se può intervenire in tanti casi, ma è importante in questa fase di sviluppo che lo facciamo noi, e viene continuamente ripetuto dal sistema. E due, le batterie hanno un livello di sicurezza molto elevato. Nei casi di incidente, non solo con Tesla ma anche con altri veicoli, abbiamo osservato un
incendio che si è sviluppato dopo diverso tempo. Quindi queste due cose che sono importantissime sono due aspetti tecnici che conoscono sicuramente i tecnici, ma vanno divulgati. Noi ve lo riportiamo sia da tecnici che da utilizzatori di questi veicoli. Grazie dell'attenzione, ciao!